La Caligari, sei una leggenda del, del nuoto, dello sport e anche del successo delle donne in Italia, se posso dire. Ha fatto, ha fatto innamorare del nuoto gli italiani e le italiane ed è la prima, la prima donna e la prima atleta in realtà a stabilire un primato mondiale negli 800 metri. È stata buttata in acqua da piccolina da papà, giusto? Ma sì, io ho delle origini teutoniche che abbraccia un po' tutto l'impero austro-ungarico. Padovana però. Io sono nata a Padova. I miei genitori erano triestini. Avevo un nonno del Baden-Württemberg, una nonna alsaziana, francese, e una nonna montenegrina. e Il mio cognome deriva dalla Grecia, una colonia che si è spostata da Salonico a in in Friuli. E mio papà aveva una barca per cui, sin da bambini, sia piccolissimi, sia io che mio fratello, siamo stati buttati in acqua perché, eh, non buttati, ci ha insegnato a stare a galla eh, perché era un fatto di sicurezza. D'altra parte, insegnare a nuotare un bambino è la prima assicurazione che si possa fare sulla vita. E le piaceva anche? Ah, io sempre ho sempre avuto un ottimo rapporto con l'acqua, sì, sì. Lei è stata buttata anche invece dal suo allenatore nelle piscine più competitive d'Europa. Il mio allenatore era un filosofo dello sport, non era un allenatore, semplicemente, molto stimato in tutto il mondo. Era un eh, professionista che si. Bubi eh, Dennerline. È stato uh, il mio allenatore, ma è stato un mentore anche mh, per tutta la vita. Era un personaggio uh, che uh, ti insegnava a vivere prima che allenarti e a cui sono ancora legatissima, è scomparso da qualche anno, ma eh, per esempio. Le figlie, eh, Giorgia e Stefania, eh, loro mi chiamano sorella, nel senso che io sono stata, a parte che le ho viste nascere, ma per noi è una famiglia. Quanto conta avere un maestro così, avere un maestro? E c'è ancora questa relazione maestro-discepolo, così possiamo dirla? Ma io sono stata esportiva. molto fortunata, ho avuto un padre straordinario. Uh, col quale uh, avevo un rapporto molto forte ho avuto un maestro appunto, straordinario col quale avevo un grandissimo rispetto è questione di incontri certo che può esistere dipende molto dalle regole dalle, le, dal rispetto uh, lo sport ti insegna uh, ante litteram proprio precocemente a rispettare le regole a rispettare l'avversario a um, dare per avere e quindi eh, avere un rapporto di stima, di fiducia, eh, dipende da tutte e due le parti. Certo, quando sembra imperare il narcisismo è difficile anche essere docili no? all'insegnamento di qualcun altro. Beh, ehm, si dice che i, un bravo allenatore generalmente non è stato un grande campione. E, e anche se invece Bubi addirittura aveva smesso di, di, di nuotare, anche se lui aveva fatto i giochi olimpici, aveva partecipato ai giochi olimpici nel 52 e nel 1956 per allenare il fratello perché aveva visto delle capacità natatorie superiori alle sue. E. Ehm, Direi che sono eh, due aspetti completamente diversi. L'atleta non per forza diventa allenatore. Eh, L'atleta eh, ha tante chance come tutti, come tutti i ragazzi, come tutte le ragazze e quindi eh, sceglie poi una strada che gli è più congeniale. Ehm, Carigaris, mh, le hai insegnato da subito anche a perdere? Assolutamente. È difficile sì. per un ragazzino, no? No, siccome io non perdevo... <ride> Eh, vincevo troppo e lui eh, mi portò in Germania Est il periodo delle DDR, che sono, lo ripeto sempre e lo ribadisco, sono state vittime, non certo carnefici. Parliamo di atlete spesso dopate o costrette a una non vita... Spesso, non tol... togliamolo okay. spesso, togliamolo spesso. Erano atlete massacrate dal doping, con pratiche disumane, e, mh, di cui faccio fatica anche a parlarne perché sono venute fuori delle storie aberranti e che sono state oggi o sono morte o hanno figli deformi o hanno tumori o hanno cambiato sesso. Se ne parla eh, poco, però. Se ne parla poco perché è un fatto che è avvenuto un, un po' di anni fa, c'è stata una sorta, come dire, di. Mh, velo che è stato posto sul, sul doping, eh, però ecco, eh, tornando al discorso della del, delle, di superare la sconfitta, eh, visto che in Italia io vincevo troppo, mi portò in Germania Est, tra l'altro caricandomi di lavoro, quindi eh, mi ha fatto perdere anche gli europei giovanili proprio per Insegnarmi a rialzarmi, cioè la sconfitta è tanto importante quanto la vittoria. La vittoria ti dà l'autostima, ti fa capire quelli che sono i tuoi valori, le tue capacità, dove puoi arrivare. Ma la sconfitta è ancora più importante perché ti dà la possibilità di intanto capire che c'è chi più forte di te e non per forza è truccato. Secondo, eh, ti, dà, eh, la, eh, ti insegna a rialzarti e nella vita le sconfitte, le cadute sono tantissime e quindi se tu hai imparato fin da piccola a rialzarti non ti fa paura nulla. Questo è uno dei meriti dello sport come realtà educativa grandissima. Ma cosa ha voluto dire invece a 13 anni vincere il suo primo titolo? Perché c'è da perdere la testa anche, no? No, non c'è da perdere la testa nel momento in cui si è in un contesto familiare che eh, non esalta il risultato. I miei tempi erano comunque... Tempi in cui, grazie alla mia famiglia, io eh, potevo fare uno sport come il nuoto, che allora era estremamente elitario, e eh, con dei costi dovevi essere socio di un club, dovevi avere una piscina a disposizione e quant'altro, e quindi eh, mh, non mi è stata mai data la possibilità di montarmi la testa: nel senso che sì, eh, mh, brava, ma ci sono anche altre cose. Lei ha vinto. Le sue medaglie storiche in coincidenze storiche particolari e drammatiche. 72, Conte Monaco. 72 Monaco, 73 il golpe in Cile. Mm? Eh, penso che cosa voleva dire: essere a Belgrado nella Jugoslavia di Tito, la eh, Jugoslavia comunista di Tito. Ecco, c'è <coughs> anche l'esplosione delle rivolte ai giovanili, no? la tensione che si è creata e che co covava in quegli anni. Eh, è stato più difficile, in qualche modo, affermarsi e portare certi valori nel mondo, creare legami, rapporti? Assolutamente no. Io, eh, diciamo che la prima Olimpiade l'ho fatta a 13 anni e lì c'è stata un'altra grande tragedia che è stato l'eccidio delle tre culture che troppo spesso ci si dimentica. Quando i, ehm, gli studenti che avevano più o meno la mia età se non poco più grandi, eh, si, rivoltavano al, si ribellavano al regime dittatoriale messicano, eh, furono sterminati. Poi nel eh, 1972 noi non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo, perché all'epoca c'erano i eh, villaggi separati, gli uomini e le donne, le donne stavano, eh, le ragazze stavano in un, in un villaggio, addirittura c'era la la rete col filo spinato per evitare eh, appunto, incursioni notturne, cose che poi avvenivano regolarmente, quindi <ride> quel filo spinato non serviva assolutamente nulla, anche perché c'era la, la prima volta che c'era la discoteca, quindi ci si incontrava lì e nascevano le simpatie, gli amori di, 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 di adolescenti di tutto il mondo. Eh, io avevo appena terminato le gare, però avendo vinto tre medaglie, avevo avuto la possibilità di rimanere perché nel villaggio olimpico c'è un cambio, quando finisce il nuoto inizia l'atletica perché ci sono tot posti a disposizione, quindi tu quando hai finito le gare devi ripartire. Io Appunto, avendo avuto questo, uh, questo successo, ebbi la possibilità di rimanere. La mattina dopo andammo al Villa alla la palazzina eh, dell'Italia e all'epoca le palazzine delle varie nazioni erano in ordine alfabetico. Quindi noi eravamo accanto a Israele. E eh, vedevamo tutta questa confusione. Noi eravamo andati là per prendere i biglietti e siamo saliti al quarto piano perché a noi sembravano in maschera. Quindi non c'erano i telefonini, c'era però il citofono in camera. Ricordo che noi raccontavamo ai giornalisti che stavano giù quello che stava succedendo. Fino a che ci sono state delle teste di cuoio tedesche che ci hanno preso. Proprio Placcato e ci hanno portato giù dicendo via subito. E noi eravamo rimaste sconvolte. Ma come ci cioè, avete promesso? Eh, avete promesso che andare io volevo andare a vedere Mennea e eh, volevo andare a vedere la gara di Pietro. Quindi eravamo veramente arrabbiatissime. Ci hanno fatto ripartire subito. E quando siamo arrivati in Italia, eh, tutti ci chiedevano che cosa era successo a Monaco e noi dicevamo che cosa è successo. C'era cioè, stata questa forse anche corretta difesa degli atleti in questo senso, per non seminare il panico ovviamente. A proposito del, del panico che può generarsi tuttora, perché le Olimpiadi sono viste con molta preoccupazione in Francia, no? lei ritiene ehm, che eh, sia corretto impedire di gareggiare ad atleti che provengono da paesi dittatoriali? Allora, se facciamo il caso della Russia e, e della Bielorussia c'è un, un fatto determinante in teoria sono contraria in pratica però questi atleti fanno parte tutti delle forze militari e quindi eh, il fatto che loro partecipino è sotto la bandiera perché parteciperanno ma senza bandiera e senza inno quindi si dà la possibilità di partecipare ma senza bandiera e senza inno facendo anche presente al mondo che però questi atleti sono tutti militari adesso che lo facciano di loro volontà o meno, questo non lo sappiamo, però c'è anche una situazione in Ucraina molto, 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 molto brutta e poi pensiamo anche che in un certo senso, al di là di tutto, Putin... Ha violato la pace olimpica durante i giochi olimpici, cioè in, all'inizio dei giochi paralimpici invernali. Ha invaso l'Ucraina nella negazione di ogni Un rispetto rispetto totale, certo della, della carta olimpica, del movimento olimpico. Lei, tra l'altro, è presidente eh, meritatamente dell'associazione nazionale olimpici azzurri. olimpici azzurri italiani. Che cos'è, che cosa significa, che tipo di, di, di valori, di impegno, di attività svolgete? Questa associazione che eh, raggruppa gli azzurri e gli olimpici di tutte le età, di tutte le generazioni e quindi di ieri, di oggi e probabilmente quelli saranno i protagonisti di domani ci auguriamo. E noi ci occupiamo soprattutto di diffondere cultura sportiva, ma in, in senso lato e a 360 gradi. Facciamo dei progetti, li portiamo avanti, noi abbiamo 48 sezioni in Italia, quindi siamo... E quello che cerchiamo di fare è di agevolare gli azzurri mh, nelle loro... anche a ritrovarsi... E, um, è una rete importante perché chi ha fatto sport, io l'ho provato quando mi occupavo di marketing internazionale, se di fronte avevo una persona eh, che aveva fatto sport non c'era più problema, o era sì o era no, e poi ci si andava a prendere un bicchiere di vino, un caffè insieme ed era finita. Se si poteva fare si faceva, non c'era il nio, vediamo come posso... Eh, essere in vantaggio io rispetto a te, c'è una lealtà, c'è un codice non scritto che distingue gli atleti. In questo momento sicuramente io oh, sto cercando di, di enfatizzare con tutto il Consiglio il, eh, questa rete che è veramente di eh, grandissimo valore perché siamo sempre tutti pronti ad aiutare tutti, perché poi nella vita la vita va avanti, ognuno ha fatto come dicevo prima una professione diversa, c'è cioè chi eh, è medico, chi è commercialista, chi è industriale, eh, chi è, è semplicemente un pensionato per esempio in più, abbiamo fatto un fondo. Eh, grazie a delle donazioni importanti fatte da due miei grandissimi amici che sono Massimo Moratti e, ehm, e Alessandro Benetton, per, i, eh, per gli azzurri e gli olimpici in difficoltà. Noi siamo atleti e paratleti insieme, con tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Parlando di lei, Novella <coughs> Caligaris, ha smesso. Giovanissima, sì. all'apice del successo. Sì. Perché? È difficile smettere? No, <ride> Mi sono, io non può sempre... smettere mai nessuno. Beh, innanzitutto adesso c'è un discorso di, eh, di sponsor, di guadagni, mentre noi pagavamo, cioè se io non avevo a spalle una famiglia, come dicevo prima, le trasferte in America me le sarei dimenticate, o piuttosto che tutto quello che la mia famiglia mi ha permesso di fare. Ehm, non è stato difficile, eh, perché me l'ero posta come obiettivo. Io ho nuotato un anno in più, perché la federazione voleva ehm, licenziare il mio allenatore, ma eh, io non avevo avuto una borsa di studio negli Stati Uniti. Ho rinunciato alla borsa di studio eh, all'Università di Santa Clara per nuotare un altro anno, anche se non, non mi andava più. Infatti, l'ho fatto abbastanza così eh, perché non ritenevo corretto l'atteggiamento della, della federazione nei confronti di un uomo che ha. Gli allenatori di oggi sono tutti figli suoi. Sono tutti coloro che hanno avuto da lui un insegnamento profondo, ed è per questo che il nuoto oggi va così bene. Ehm, ma eh, peraltro io eh, in, in famiglia mi è sempre stato detto che lo sport è come lo yogurt ha una scadenza. <ride> e, e quindi, eh, e poi per carattere volevo affrontare altre sfide. Eh, rimanere lì era troppo facile. Senta, come donna è stata sia nell'ambiente giornalistico, ma prima ancora in quello sportivo, è stata in qualche modo trascurata, emarginata o addirittura molestata? No. Io mi allenavo con la nazionale maschile, <ride> e, peraltro avevo un soldato come mio fratello che figurarsi è gelosissimo. E, ma io sempre, ma mh, noi abbiamo sempre avuto un rapporto in piscina: si è tutti insieme, non c'è questa distinzione uomo-donna, non c'è la molestia possono nascere degli, amor degli amori, possono nascere dei piccoli finanziamenti, delle passioni. Ecco, ma non. Um, no. Non sono mai stata molestata. Mi è successo nel lavoro, sì. Ah. Nel lavoro, sì. Nel lavoro giornaliero. Però io ho sempre rimandato al mittente. Si può. Si Volendo, deve. si può. Si deve e si, si può anche. Si. Eh, non è impedito. Um, a proposito di donne e uomini nella stessa piscina, lei pensa sia corretto che donne che hanno cambiato sesso, uomini che hanno cambiato sesso continuino a gareggiare con il sesso originario di appartenenza? No, col sesso non originario, sì, con quello, il, quello acquisito. Sì. Allora, per quanto riguarda eh, gli uomini, eh, cioè per quanto riguarda le donne che diventano uomini non c'è problema, per quanto riguarda le donne, gli uomini che diventano donne, e lì c'è un problema perché c'è una, eh, è uno degli argomenti molto dibattuto al CIO, al Comitato Olimpico Internazionale. Eh, proprio perché eh, c'è una struttura scheletrica e certo. muscolare che evidentemente può avvantaggiarlo. Questo tema ve lo ponete dove sta il limite? Allora, vale in tanti campi, no? Non sì, eh, è un, io dal punto di vista personale sicuramente so qual è il limite che posso affrontare, anche i limiti della mia conoscenza in merito. Eh, credo questo sia un problema etico che affronta eh, la commissione etica del CIO, eh, ma che viene discusso anche molto in commissione atleti. Eh, di cui noi abbiamo tutti i rappresentanti possibili. Noi peraltro come associazione facciamo parte del eh, World Olympian Association, noi rappresentiamo in Italia la World Olympian Association che raggruppa tutti gli olimpici mh, del mondo. Poi eh, ovviamente cioè, eh, io sono per l'integrazione di tutti eh, senza distinzione dal punto di vista atletico eh, ai miei tempi si faceva l'esame del sesso ed era un, un bilanciamento tra progesterone e testosterone e quindi purtroppo per le eh, tedesche dell'est eh, venivano fatte pratiche ripeto allucinanti che venivano imbottite di testosterone venivano fatte mettere incinte e poi ehm, superato l'esame venivano fatte abortire quindi siamo a livello proprio di film dell'orrore. Ecco perché a chi chiede indietro le medaglie, o i record a quelle ragazze, gli dico di vergognarsi perché l'unica cosa che gli rimane è proprio quella medaglietta o quel nome nell'albo d'oro dello sport. Sì, siamo alla presunzione faustiana di determinare la vita. Lei parlava prima del peso degli sponsor. Oggi lo sport è soltanto professionismo, un giro di soldi enorme, appunto, di sponsor. E, è un altro mondo, il suo, l'ha detto anche prima. Cos'è che non le piace oggi? E cosa si potrebbe cambiare? Ma io trovo che il fatto che i ragazzi e le ragazze guadagnino sia più che giusto perché loro offrono uno spettacolo. Siamo tutti pazzi davanti alle Olimpiadi quando vediamo un atleta vincere e quindi ci offrono uno spettacolo. Non ci scandalizziamo se l'atleta, se l'attore X o il musicista Y guadagna tantissimi soldi, allora non vedo perché ci dobbiamo scandalizzare nei confronti eh, di un atleta. Eh, quindi io non sono contraria al professionismo nella maniera più assoluta, dico solo che ognuno ha eh, vissuto un'epoca diversa, io ho vissuto quell'epoca. E penso che per il mio carattere sarebbe stato difficile vivere quest'epoca, perché io sono uno spirito libero, quindi avere un, un diktat, devi fare quel torneo perché c'è un ingaggio X, piuttosto che devi mettere quel costume. A me è capitato, alla finale degli 800 stile libero a Belgrado, prima che io vincessi e facessi il record euro, eh, del mondo, ehm, Arrivò una ditta italiana e mi offrì 10 milioni nel 1973 per mettere il loro costume. Io me li sono guardati dicendo vado a retro satana, secondo te io non mi metto il mio costume porta fortuna, dove ero molto scaramantica, questo sicuramente mi deriva da Bubi, eh, dove avevo la maglietta, il pantalone, la, la cuffia, l'occhialino, il costume porta fortuna, quindi, ma me lo potevo anche permettere. Quindi, non posso fare neanche tanto la schizzinosa, dico io me lo potevo permettere e nella vita sicuramente quello che ho me lo sono guadagnato. Non sono, non sono ricca o non sono povera, ho tantissime cose e, e sono felice di aver vissuto la mia epoca perché oggi hai dei condizionamenti eh, che. Sono bravissimi gli atleti ad accettare, eh, perché gli appuntamenti con gli sponsor, i media, questo, quello e quell'altro, diventa. La pressione uh, dei social. No? La pressione anche Il dei social. Il povero Sinner che, che, che mm. messo in croce perché non voleva andare a Sanremo. No? Ma eh, io credo che Sinner abbia una testa straordinaria, un grandissimo campione, per cui alla fine mh, va, vola oltre. Eh, sì. Va bene. Una, a proposito di campioni, dopo di lei la Fede, no? la Pellegrini, e, e lei ha detto che è una grande campionessa, ne ha sempre parlato molto bene, il che ci mancherebbe è oggettivo come sguardo, soprattutto da parte di un giornalista, ma non è così comune che atleti del prima eh, omagino e riconoscano le qualità degli atleti del poi, del dopo. Secondo me è una miopia totale chi non lo fa, perché attraverso Federica ogni tanto si ricordano di me. E eh, quindi adesso. la devo ringraziare mille volte. A parte Federica è straordinaria, è da poco, mamma, è una mamma meravigliosa, l'ho incontrata pochissimo tempo fa. Tra l'altro, abbiamo fatto anche un'intervista insieme per Ray News 24, eh, dove mi ha raccontato una cosa meravigliosa. Per esempio, che lei che era uno spirito libero, molto eh, abituata a gestirsi, eccetera, adesso è, tra virgolette, schiava della bambina perché fa l'allattamento a richiesta, quindi lei sarà 24 ore su 24 a disposizione eh, della piccola Matilde. E, ma la vedi felice, cioè è, è una trasformazione è, di, una, di, una, di una donna, perché eh, Federica quest'anno ha fatto... 36 anni, ma eh, chi ha passato tante cose perché non ha solo vinto, ha, è, è caduta, è avuto panico, ha, perso, eh, ha avuto il panico, ha perso, ha avuto l'anoressia, la bulimia, ha avuto eh, critiche incredibili. Perché poi, se, se per caso anziché oro era argento, eh, la Pellegrini ha fallito. Eh, io, queste cose mi fanno arrabbiare da morire perché dico a chi scrive a chi parla, a chi critica, dico quando è che nella tua vita sei stato secondo al mondo o quarto o ottavo, è entrato solo in finale, allora chiedo al mondo, dico tu, quando sei stato nel tuo campo ottavo al mondo. Grazie, ma se lei dovesse scegliere una canzone che ama particolarmente facciamo sventolare il nino italiano o no? L'inno italiano andrebbe cantato come mi ha insegnato il prefetto eh, Tagliente, che è presidente, io sono uno dei fondatori, grazie a lui, dell'OMRI, cioè eh, l'associazione eh, dei eh, insigniti al merito della Repubblica, e eh, va cantato nella maniera più corretta, vale a dire non è una marcetta ma va seguito proprio l'andamento eh, delle parole e, e, e delle strofe che incitano proprio il popolo a unirsi e a trovare l'italianità che tanto abbiamo voluto. Grazie.